E ora parliamo di sport e coronavirus. Il nuotatore Matteo Restivo è il primo atleta italiano a ricevere il vaccino. Lo ha incontrato per noi Sara Meini. Vedo la notizia nel fatto che uno studente di medicina o comunque un operatore sanitario si vaccini. Dovrebbe fare più notizia il fatto che alcuni operatori sanitari non si vogliono vaccinare. E invece ha fatto notizia come? Perché Matteo Restivo, 26enne friulano, non è soltanto un ottimo studente all'Università di Firenze di Medicina e Chirurgia, ma è uno dei campioni del nuoto azzurro più importanti. Primatista italiano nei 200 dorso e medagliato europeo a doppio tesseramento con il gruppo sportivo dei Carabinieri e con la Rarinantes Florenzia. Lo incontriamo alla piscina Bellariva. Sono stato il primo atleta azzurro ad essere vaccinato. Questo grazie al fatto che sono uno studente di medicina, iscritto all'ultimo anno. E l'azienda ospedaliera universitaria Careggi ha messo a disposizione delle dosi anche per noi laureandi che comunque stiamo frequentando i reparti, quindi ne ho beneficiato come tanti altri colleghi e sono felice di... Matteo Restivo è il primo atleta e non è un calciatore. Quando si parla di sport la gente automaticamente pensa al calcio. Che mi risulti non ci sono miei colleghi studenti di medicina calciatori professionisti. Perché vaccinarsi? Ma vaccinarsi perché allo stato attuale la letteratura ci dice che il vaccino è sicuro, il vaccino è efficace ed è l'unica chance che abbiamo di prevenire veramente il proseguo di questa brutta situazione. Per questa edizione è tutto, noi vi salutiamo.